Medicina e cultura ebraica in Puglia nel tardo, antico e basso medioevo è stato il tema di un incontro in Biblioteca Comunale a Trani. L'appuntamento è stato organizzato dall'Assessorato alle Culture della città di Trani in collaborazione con la sezione di Andria, Barletta, Biceglie, Canosa e Corato dell'AMMI. Un incontro tutto dedicato alla medicina e alla cultura ebraica in Puglia. Come nasce questo momento di approfondimento? Abbiamo risposto con piacere all'invito dell'AMMI, l'Associazione Mogli Medici Italiani, e questa associazione, presieduta dalla dottoressa Maria Angela Chieppa, ha deciso di saperne di più di questa antica e importantissima cultura ebraica. La Puglia ebraica è stato il cuore dell'ebraismo mediterraneo ed europeo per secoli. A proposito di medicina, in modo particolare, lei appunto ci diceva che in realtà i medici ebrei erano molto ricercati. Assolutamente sì, sembra un paradosso della storia, però mentre si scrivevano cacciate, decreti regi di allontanamento, poi però nelle corti papali, nelle corti regie e presso i più grandi feudatari del sud Italia, i medici ebrei erano i più inseguiti. Alfonso il Magnifico, il Magnanimo è arrivato a Napoli seguito dal suo medico personale che era uno dei più grandi ebrei della Sicilia, una grande famiglia di medici ebrei della Sicilia. E persino gli Angioini avevano tutti il loro medico ebreo di corte. Che cosa rimane però di questa cultura? Abbiamo perso gli ebrei, abbiamo perso la comunità ebraica, abbiamo perso la borghesia ebraica, abbiamo perso i manoscritti, la grande cultura, la forza di queste menti e ovviamente tutto ciò che ci hanno insegnato per secoli e secoli, l'abbiamo perso nel XVI secolo. Quindi il centro-sud si è svuotato perché una volta che sono arrivati gli spagnoli, noi abbiamo perso queste menti davvero straordinarie. E sono andati via loro, sono andati via i manoscritti, sono andati via i libri, perché una caratteristica delle famiglie mediche ebraiche è il dover avere in casa questi libri, questi manoscritti che spesso si facevano copiare o copiavano da sé, perché la loro professione si basava sui libri. Avevano delle biblioteche straordinarie. Naturalmente prodotte nel sud Italia, prodotte soprattutto in Puglia. Adesso sono dislocate in vari musei e in varie biblioteche in giro per l'Europa. Ecco quindi che è ancora più importante recuperare quella cultura e quindi momenti di approfondimento come questi. Assolutamente sì, dobbiamo essere consapevoli che la cultura ebraica ha fondato, l'Occidente, la cultura scientifica dell'Occidente.